Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite. Siamo nella quarta settimana di questa stagione, capitolo 4, stagione 4, video dedicato alle mappe creative, ma prima passiamo al contest di oggi. Girasole 800 V-Buck per questa skin per uno di voi se raggiungiamo i 1000 iscritti e i 50 like al video, quindi mi raccomando, iscrivetevi attivando la campanellina per non perdere tutti i video che escono e supportate il canale con un like. Condividete il video con i vostri amici se volete farli livellare. Dunque, amici, la mappa di oggi è la 41200561-6565, già vista in qualche video precedente, ma con alcune modifiche. Vi farà fare circa due livelli. Forse due livelli e mezzo, mappa molto interessante. Seguite tutti i passaggi se volete livellare velocemente, cominciando da mettere in modalità partita privata. Startate la mappa e una volta startata la mappa dovete attendere 10 minuti per sbloccare le chiavi che vi serviranno per aprire tutti i passaggi. Io in questo video il bunker l'ho aperto alla fine, ma vi consiglio di farlo subito all'inizio, è la prima cosa da fare. Allora, qui ci sono le chiavi in parte al distributore di destra, eccole qui, recuperatene una decina che vi serviranno per aprire tutti i vari passaggi di questa mappa creativa. Quindi, una volta recuperate le chiavi, andate nell'arena, aprite il caveau e attivate il pulsante dei punti esperienza in modalità FK, così in modo da massimizzare i punti esperienza. Poi il secondo passaggio è questo: copertura sulla rampa gialla, e qua bisogna fare 6 rampe, 3 basi e 2 basi a destra, quindi 6, 3 e 2. Qui c'è il tasto per entrare nella secret room. Interagiamo, entriamo dentro. Ora andiamo sull'ultimo balcone, quindi lì. Entriamo nella porta, giriamo a destra, poi a sinistra, apriamo la porta. Nel bagno, sopra lo specchio c'è il primo tasto che ci farà guadagnare un sacco di punti esperienza. State tranquilli, non c'è rischio di ban, ve lo dico in tutti i video, ma lo ripeto, non c'è rischio di ban, al massimo la nerfano. Intanto scendiamo, ritorniamo dentro, dato che abbiamo già fatto 20k. Apriamo. E anche 30. Rientriamo nella secret room. Intanto continua a salire punti esperienza. Saliamo le scale ancora, ancora, entriamo, quindi cucina, frigorifero, tasto, clicchiamo, tanto abbiamo fatto un altro livello. E guadagniamo altri punti esperienza. Riprendiamo giù. Qui c'è il caveau che vi dicevo prima. Ma fatelo all'inizio, così intanto mentre fate tutte le cose che ci sono da fare, guadagnate punti esperienza mentre li fate in più, giusto che attivarlo verso la fine del video. Quindi per massimizzare i punti esperienza. Una volta scaduto il counter, 10 secondi, aprite la porta, fate una copertura, livello ancora,
fate una copertura qua al centro e sulla destra ci sarà il tasto dei punti esperienza, modalità FK, eccoli qua. Ora ci manca l'ultimo passaggio, quindi back to the spawn, anzi back to spawn. Fatene mod al centro della stanza, poi scendete giù. Ritorniamo nella secret room, quindi dentro. Stavolta andiamo da questa parte, dietro la baita in legno. Sul trasformatore di destra ci sarà l'ultimo tasto da cliccare, ci darà gli ultimi punti esperienza di questa mappa creativa. Quindi clicchiamo il tasto. Guadagneremo gli ultimi punti esperienza e abbiamo finito tutte le task. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il video con i vostri amici, supportate il canale in modo gratuito con un like, 50 like, 1000 iscritti, la skin per uno di voi. Nei commenti i vostri account, così se vinciamo estrarrò tra i commenti. Io vi auguro buon game, grazie per aver visto il video fino a questo punto e ciao!